Benvenuti edizione di Stadio News 24, in studio Giovanni Mazzola. Prosegue il percorso d'avvicinamento del Palermo al match di domenica contro la Sampdoria. Per il rosanero, al tenente onorato di Bocca di Falco, dopo gli esercizi di attivazione muscolare, riscaldamento tecnico e partita a pressione, Edoardo Goldaniga ha svolto una seduta fisioterapica programmata. Fisioterapie anche per Simone Lofaso, Giuseppe Pezzella, Slobodan Rajkovic e Stefan Silva. Settimana importante in casa Palermo per il futuro del club. Entro venerdì dovrebbe esserci il faccia a faccia decisivo tra Maurizio Zamparini e i rappresentanti del fondo statunitense interessati all'acquisto delle attività del patrono rosanero. In ballo non solo il Palermo, ma l'intero gruppo Zamparini. Nei prossimi giorni arriverà l'offerta dagli States, visto che c'è la volontà di chiudere in tempi brevi. Edoardo Goldaniga è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo. Il calciatore rosanero, ammonito contro la Juventus e già diffidato, salterà dunque la gara di domenica contro la Sampdoria. Spero di avere altre opportunità nelle prossime partite, e questo l'appello lanciato dall'attaccante del Palermo Roland Schallai, titolare nella sfida contro la Juventus. È stata una grande esperienza in uno stadio importante, prosegue Schallai. Ero emozionato, ma poi è passato tutto. Mi sento al 90% della condizione. Sirene di mercato straniere per l'attaccante del Palermo Ilija Nestorovski. Il macedone sta sorprendendo tutti a suon di gol, attirando l'attenzione dei maggiori club europei. Gli inglesi dell'Everton avrebbero messo nel mirino Nestorovski e sarebbero pronti ad offrire 17 milioni di sterline, quasi 20 milioni di euro. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.